senso che noi stiamo in Europa, nel senso, detto delle cose giuste, sì. Tabacci, però lì c'è quell'elemento lì che secondo me ci ha alimentato nel nostro rapporto con l'Europa, che è una sorta di retorica europeista, cosa che in Germania non troviamo. Cioè i tedeschi vanno in Europa facendo gli interessi dei tedeschi. Noi molto spesso siamo qui e non andiamo in Europa per fare gli interessi italiani, ma addirittura dicendo ha ragione Europa, noi siamo degli puntini puntini. Questo è il punto. Su cui non dovremmo. Però verrebbe da dire i tedeschi se lo possono permettere, cioè, visto tutte le riforme. Ma il problema è anche vero, perché inutile, noi ad esempio stiamo prendendo, scherzando, lo vedo sui giornali, questa storia qui del complotto, ma quello non è uno scherzo, non è uno scherzo. Cioè se l'ex segretario del tesoro americano gli dice cose del genere, ma io veramente, cioè, rimango allibito che un paese come il nostro non si ponga il problema e non vada a verificare. Poi fammi finire, poi ci meravigliamo, ci meravigliamo se Grillo rischia di diventare il primo partito in Italia per le elezioni europee. Quello è il punto, perché la gente queste cose qui non è che non le capisce. Sì, ma c'è. Secondo te, no, sul complotto, ti chiedo, al di là adesso chi ha ragione e chi non ha ragione, ma appassiona gli italiani la storia del complotto? Ma perché ci entra nelle tasse quella cosa lì? Se noi siamo arrivati a quel livello di spread, anche per quello, perché noi abbiamo pagato la crisi ai tedeschi, perché tutti, ma lascia perdere, ma non dire banalità, su questo poi mi cavolo. Noi siamo stati lì, c'era un problema, c'erano le lacrime della Merkel, se ne è fatto tre cosa che noi non se abbiamo c'è fatto. Stato un complotto l'ha fatto Tremonti, però bisogna dirlo. Prendiamo sempre dei piccoli aspetti. Lì c'è un problema di fondo, che mentre noi siamo Guelfi e Ghibellini, ci sono altre nazioni che hanno interessi nazionali e intervengono e ci fanno quello che debbono fare, perché realmente io non metto neanche la croce sulle spalle della Germania, metto la croce su una classe politica come questa, che mentre diciamo c'erano i sorrisini della Merkel e di pur di far fuori Berlusconi, l'Italia non ha fatto fronte comune, diciamo così.